Domani 13 giugno per il neosindaco di Termoli, Francesco Roberti, sarà una giornata all'insegna delle emozioni. Fissata per le 16:30 nella sala consiliare di Via Sannitica, la cerimonia di proclamazione. Per l'ingegnere 52enne, che dopo una militanza politica durata ben 17 anni va alla guida della città adriatica, sarà quello il primo passo formale, propedeutico all'avvio dell'attività amministrativa. Intanto, in attesa della proclamazione, facciamo un passo indietro, proponendovi l'intervista ad uno degli esponenti della squadra di centrodestra che ha concorso alla vittoria finale della coalizione. Da Alberto Tramontano, in quota Fratelli d'Italia, rimasto fuori dal Consiglio di Palazzo Sant'Antonio per una manciata di voti, una lucida e serena analisi delle ragioni della vittoria. A Termoli ha vinto il gioco di squadra, c'era un gruppo coeso, di persone capaci, esperte, combinate con un giusto mix di nuovi candidati che insieme hanno costituito la squadra vincente. Intorno a Francesco Roberti si è creato un movimento sicuramente positivo e penso che il festeggiamento sia veramente un momento importante che premia questo sforzo fatto. Dobbiamo riconoscere che lo sforzo è stato fatto da tutti, tutti i candidati, tutti quelli che anche domani non siederanno in consiglio comunale, ma che hanno lavorato insieme a noi per arrivare a questo risultato. Francesco è un più giovane di me, sono 20 anni che però lavoriamo insieme, ha quel qualcosa di popolare in più che in questo momento ha fatto la differenza tra chi si è chiuso nel palazzo, da chi ha pensato soltanto ed esclusivamente ad alcuni interessi particolari e chi invece parla con la gente, è capace di entrare in sintonia con i bisogni reali del popolo. La città ha bisogno di recuperare il senso di marcia. Ha vissuto un'epoca triste in cui è mancata l'iniziativa, in cui è mancato lo spirito collettivo. Abbiamo bisogno di sentirci tutti insieme partecipi di un progetto comune e di un destino comune. A partire da domani si comincerà a lavorare su questo.